Secondo te è giusto che gli studenti abbiano voce solo quando ci sono poi degli scontri? No, gli studenti debbono avere sempre voce, penso. È solo che ci sono stati degli scontri che forse potevano essere evitati. È giusto fare manifestazione, è giusto andare a manifestare, però anche con le dovute accortezze. Non so neanche qual è stato il tema della manifestazione. Cioè, secondo me ci sono comunque altre. Rientrano altre personalità che comunque disturbano. Se non ci fossero stati gli scontri, si sarebbe parlato di questa manifestazione? Molto probabilmente no, cioè magari un accenno veloce al TG della sera e via. Se non fai qualcosa di eclatante, nessuno ti dà ascolto. La polizia esagera da una parte, gli studenti alle volte esagerano dall'altra, però così non si va da nessuna parte. Si dovrebbe parlare di concetti e di scopi per cui si fanno la manifestazione e molto di meno, insomma, dare risalto alla violenza, che sicuramente non aiuta sul piano dei contenuti. No, io penso semplicemente che queste manifestazioni non dovrebbero trasformarsi necessariamente in episodi di violenza, perché se no si passa dalla parte del torto, punto e basta. Sicuramente è molto meglio che se ne parli piuttosto che no, insomma, poi comunque tutti devono vedere come sono stati trattati gli studenti e è palese, insomma, che ci sono state delle ingiustizie a livello di diritti civili, se secondo me. Secondo me dovrebbe concentrarsi più sulla manifestazione che sugli scontri, perché io non trovo giusto, gli scontri non li approvo, mentre la manifestazione sì. Io ho sempre pensato che un metodo dovrebbe essere, ma non solo quello degli studenti, ma quello un po' di tutte, diciamo, le persone di buon senso, quello di in qualche modo boicottare un po' il voto, le elezioni, perché a me mi sembrano delle elezioni un po' truffa. Di fatto non c'è nessuno da poter andare a votare.